Se comunque mai uno serio, nostro. Uno che tira fuori i sassi, uno che si nasconde. Per fortuna abbiamo un ministro, ecco, però adesso veramente torniamo. Abbiamo un ministro veramente valido, sempre sul pezzo. Bravo. Il ministro dell'interno, Piantedosi, detto Superpianto. Ecco, lo vediamo qua mentre guarda un motorino passare col rosso e lui ne memorizza la targa perché lui è attentissimo a tutto e ce lo fa sapere tra l'altro sul suo profilo Instagram. Mentre il mondo è della morsa del terrorismo, lui sgomina. Guardate qua come sgomina. Guarda qua, tentano di raggirare un'anziana. A parte che questa foto sembra leggerissimamente modificata perché c'è il signore della polizia che ha le spalle più, la testa grossa, non si capisce. Comunque, la polizia arresta ben due truffatori, hai capito? Mica pizza e fichi, due arrestati. Ma Piantedosi ha anche un'altra caratteristica. Sì, lui tiene anche molto a farci sapere la nazionalità dei delinquenti. Sì. Per esempio, 52enne marocchino pericoloso per la sicurezza, espulso e rimpatriato. Hai capito? Oppure, ce n'è un altro. Sì. Cittadino bengalese. Uno, ne rimpatriato solo una volta. Rimpatriato. Ma non solo la nazionalità. Sì. Alle volte lui è così attento che ci mette anche la regione di provenienza. Ah. Guarda qua, guarda, leggi. Maremmano legato alla catena salvato dai carabinieri. Cioè, c'era questo signore della Maremma, guarda, che viveva in Maremma. Che ma non credo che sia un signore. Ha scritto lui, ha scritto Maremmano, era un signore legato a una catena. Vabbè, lasciamo perdere, non è un signore. Ma adesso